Pistoia del Puglia e Firenze, soprattutto di giorno. Pronto, bello. Tutto il lavoro per una stessa formica d'acqua che non ci sono. Ma su quelli che si assistono alla sandra e pari sono pronti, ecco. Ma ti lo metto di dopo. Non è venuti, credenti, la centrale è un po' di tempo con la mano quindi si dà, non si dà, si dà, si dà, non si dà, non si dà, non so, il conoscimento, vai, si dà. Allora, il vino è un bel liquido, ma direi anche un tantino, perché diciamo che è una buona consistenza per la psicologia. Direi un giallo cammellino con qualche questo tipo. Tra l'altro è sicuramente intenso e ha una buona complessità, come è anche una piccola esperienza di gusto. La prima nota che si colpisce è un floreale, fresco, e una prima notte, qualche minuto dopo, partire dalla fase, la notte toccata. Direi che tutta tropicale deve essere dell'ana un po' di crescita, piuttosto che piacevole. Bocca è secco, ma ha già una leggera copertura, ma parte sicuramente aiutata dalla componente alcolica che è abbastanza potente. Il vino abbastanza morbido e rivela anche una profilo di spinta. Una freschezza e anche una buona quantità di fondo del minerale che andando effettivamente non lo sentito ma che tocca crescere. È un vino diciamo abbastanza equilibrato, solamente bilanciato un po' verso le componenti dure, ma con il resto diciamo la polizia. Come è stato l'ultimo, è molto ma diciamo quasi maturo che va voluto rappresentando questa pista. E come alcunia direi ha abbastanza. Tipologia dell'allenamento potrebbe stare anche sul diciamo, superficie, sui diversi fatti, dei saluti con un po' di marchietta che sono velocità. Il collocazione è da lusso, da una discreta limpidezza, una qualità di colore abbastanza concentrata, un rosso lumino che non ha particolari cedimenti sul disco, quindi abbastanza penso la colorazione di questo bello sottotitolo. La grazia al cielo mi dice che è abbastanza, dovrebbe essere abbastanza giovane perché la città contribuisce bene al colore. Come consistenza siamo sul consistente, la lattimazione è abbastanza intensa e quindi c'è il buon rapporto tra etanolo e acidolo presente. L'intensità è a meno intenso, si colgono una notte di frutta ma un po' diciamo un po' assorbita da quella attesa pura, probabilmente da Bic. È un vino comunque intenso, un vino direi a abbastanza contento del complesso con una distesa di vista, un po' impattata. Al riconoscimento ha avuto un po' di spezie dolci, ma di tabacco e poi un po' di sente frutto, c'è una maravina, c'è della frutta a bacca nera, con della mora, un po' di vitivinica e c'è tutta questa roba dolce che prevale sicuramente. Buca ha un gesto piuttosto potente, anche un po' un pochino aggressivo, con un
cammino forse non del tutto ancora maturo, un po' grigio. Poi un vino direi abbastanza fresco, in una appena leggibile stabilità. Da punto di vista dell'alcol, una buona concentrazione alcolica, direi caldo, e abbastanza morbido e appunto secco, comunque un vino un po' spietato da questi componenti chimici. Un vino che viene appunto bocca molto intenso, è comunque resistente e la qualità diciamo abbastanza armonico, non del tutto accettato. Questa canzone ha un colore bellissimo, un cristallino con dei riflessi veramente cangianti, giallo bravo, piuttosto accentuato, e una notevole consistenza come poesia. Amato è intenso, ha dei riconoscimenti, ma non subito diciamo sullo speziato, sulla frutta, però un po' dolce, un po' passata. Abbiamo, diciamo, può sentire della ricotta, può sentire un po' di marmellata di carezze, anche dei fiori, diciamo, del fiori da caccia, così. Al gusto è dolce, ma dolce è morbido, molto morbido, e rappresenta una componente alcolica che è abbastanza calda, dall'altra parte abbiamo una acidità precedente che secondo che quasi controbilancia la dolcezza, e una stabilità che contribuisce a farne, diciamo, un effetto piuttosto piacevole, anche se grazie al buon corpo che è il vino, e non è particolarmente stancante. È un vino che definirei, diciamo, ovviamente abbastanza spietato, forse ma in ogni caso comunque intenso, resistente, e come qualità sulla finita. E come armonia direi comunque abbastanza buono, perché comunque mi sono un po' impastato. Stato evolutivo direi quasi maturo, diciamo, non so se poi una sicurezza per essere la sottile, andando in anni. Dai, probabilmente è un passito di, probabilmente del, vabbè, del classico, probabilmente è stato il partito del nord. E l'ultima campione è ovviamente distillato, probabilmente un rum, è proprio finita, di scegliere un po' di lato la scelta su questo formaggio, su questo che la gente si addice di più. Se non si ha, prego. Diciamo bocca è componente che è più la fatica è una fa un po' a mantenere la grande grassezza, richiama abbastanza arrivazione, quindi c'è una buona supplenza. Abbiamo una componente aromatica abbastanza sviluppata, sia a naso che nel caporale.